nasce Zodiac Active. Dunque, per l'Italia e non solo, voi sarete il punto di riferimento del mercato dei media convergenti. Come pensate di sviluppare la vostra offerta, o come state già sviluppando la vostra offerta a riguardo? Ma siamo una palestra di idee. In realtà continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, perché Zodiac Active nasce dall'unione di RDF e Contact, che è una società inglese che apparteneva a un grosso gruppo che abbiamo acquisito, e Neo Network. E Neo Network è sempre stata una piccola Zodiac Active da 10 anni. Ha sempre unito in maniera innovativa televisione, mobile e web per tutti i mercati, sia per le televisioni che per le aziende. E quindi continuiamo a farlo ora che lo scenario è propizio, perché sempre di più tutti i media si stanno mescolando e i contenuti assumono un ruolo strategico, un ruolo fondamentale. E quindi il nostro valore differenziale è questo. Cosa state sviluppando di veramente innovativo che ci puoi citare? Ma no, noi stiamo lavorando per esempio in questo momento in ambito digital a una... Abbiamo appena vinto per Ferrero una gara molto importante internazionale che ci proietta appunto una dimensione globale, perché stiamo rifacendo tutta la piattaforma digitale di un importante brand di Ferrero. Sulla TV abbiamo già 3 case di branded content molto significative per Heineken, per Havana, per Jack Daniels, per cui stiamo lavorando su molti progetti. I nostri colleghi inglesi fanno tutta la Renault TV, e quindi è un progetto ongoing continuamente, è un cantiere aperto. La nostra forza è questa, cioè ci fare del lavoro poi una palestra per l'appunto di idee che si rinnovano continuamente.